Il 28 marzo 2010, Domenica delle Palme, si è svolta a Castelpagano la Passione Vivente. Un avvenimento straordinario che ha richiamato nella cittadina sannita numerosi visitatori, provenienti anche dai paesi limitrofi, che hanno voluto rivivere il cammino di Gesù verso il Calvario, il cammino della croce. Questo avvenimento viene celebrato ancora oggi dai cristiani di tutto il mondo, nella Settimana Santa, la settimana che precede la Pasqua. Passione, morte e risurrezione di Gesù testimoniano il suo grande amore per noi, per liberarci dal peccato e ridonarci la grazia. La manifestazione è stata organizzata dalla parrocchia del Santissimo Salvatore, in collaborazione con la Proloco di Castelpagano, piccolo borgo sannita in provincia di Benevento. L'evento ha visto la partecipazione di circa 100 figuranti, nonché il coinvolgimento dell'intera popolazione. Punto di partenza è stata la centralissima piazza del paese, ove gli attori sono entrati in scena. Qui i soldati conducono Gesù da Pilato, il quale, dopo averlo processato, condizionato dalla volontà popolare, lavandosi le mani, rilascia l'assassino Barabba e condanna il Nazareno alla crocifissione. Legato e flagellato alla colonna infame, i servi del governatore gli conficcano una corona di spine in testa e, caricatolo della croce, lo conducono verso il Calvario. Gesù, affaticato e sofferente, cade sotto la croce. Lungo il tragitto riceve il conforto di sua madre addolorata. I soldati, impietositi per Gesù, che non regge il peso della croce, costringono un certo Simone di Cirene ad aiutarlo. Una donna, la Veronica, vincendo la paura e il rispetto umano, si avvicina a Gesù e gli asciuga il volto, coperto di sangue e di polvere. Dopo la seconda caduta, il Figlio di Dio incontra le pie donne di Gerusalemme e, in prossimità del Calvario, stremato, cade la terza volta, accasciandosi al suolo. Una gran folla accompagna Gesù sul Golgota. Qui viene crocifisso insieme ai due ladroni. Sopra la croce viene posta l'iscrizione: Gesù, re dei giudei. Dopo tanta agonia, per dissetarlo gli viene offerto dell'aceto e, al culmine dell'atroce sofferenza, muore sotto lo sguardo addolorato della madre di Maria Maddalena, Maria di Magdala e l'apostolo Giovanni. Dopo la morte, Gesù viene deposto dalla croce, ad accoglierlo gli abbracci e i baci della madre.
passione e la morte di Gesù è il gesto che subito ci manifesta il suo grande amore per noi e anche la nostra durezza di cuore, ma è il gesto che dona a noi il perdono del nostro peccato e ci incoraggia ad una conversione che di giorno in giorno si faccia più vera. Per questo vogliamo rivivere il cammino di Gesù verso il Calvario, il cammino della croce. Condurre fuori e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litostrodo, in ebraico Gabbata. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: crocifiggilo! Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero: crocifiggilo! Vogliamo Barabba! Vogliamo Barabba! Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Consegnò Gesù ai soldati perché fosse crocifisso. Condussero Gesù nel pretorio, spogliatolo, lo flagellarono.
Intrecciata una corona di spine, gliela fossero sul capo. Lo caricarono della croce e lo portarono via per crocifiggerlo. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Il peso della croce fa cadere a terra Gesù, ma lo zelo per la salvezza delle anime lo fa risollevare, prendere nuovamente animo e proseguire il cammino. Soffrendo così atrocemente, ha ricevuto un grande conforto. Si è incontrato occhi negli occhi con sua madre, che lo stava seguendo. La sua vicinanza si trasforma ora in un incontro reale. Lei non gli ha tolto la croce dalle spalle, ma per il suo ulteriore cammino è stato importante averla incontrata. Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Thank you.
La tradizione ci offre questo gesto pietoso di una donna, Veronica, forte nel suo amore e coraggiosa. È un segno di come il cristiano deve amare Gesù e testimoniarlo, come deve amarlo nel prossimo, sofferente, e aiutarlo. Esaurendo le sue forze, il cammino è lungo e penoso, e il suo affanno è tale che cade una seconda volta. Seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Perché se trattano così il legno verde, che cosa avverrà del legno secco?» Prossimo al Calvario, Gesù cade per la terza volta.
un ebraico calvario, crocifissero Gesù e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra. Gesù è inchiodato alla croce, unito interamente allo strumento del suo supplizio, unito interamente alla volontà del Padre. Inchiodato non può più staccarsi, abbandonato pienamente all'amore di Dio e dell'uomo, per il quale accetta di essere messo in croce. Andiamo. Pilato compose l'iscrizione e la fece mettere sulla croce. Vi era scritto: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Gesù disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Gesù disse: ho sete! Voce disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Questo.
Cristo. Spiro. Ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Gesù viene deposto dalla croce. Lascia cadere le sue lacrime sul suo volto e su tutte le sue membra. Fede si cancella e muore, ma Gesù è come il chicco di grano nel terreno. Di lì a poco risorgerà e darà nuova vita, nuovi frutti perenni.